Milano, Milano è moda, Milano Fashion Week. Non solo sfilate, ma tanti tanti preparativi, conferenze stampa e naturalmente i VIP parties. Ed eccoci qui, ci troviamo qui in parte a noi, Franklin Santana. Buonasera Franklin. Buonasera a tutti, buoni saluti ai miei colleghi che non vedo da tanto. Come ti sembra questa serata di Fashion Week Milano? Guarda, io sono cresciuto nella Fashion Week dal 1998, ho lavorato per quasi tutti i migliori stilisti e allora sto vedendo le fusioni nuove e sto vedendo, ci sono adesso questi multimarket molto importanti che fanno crescere i nuovi stilisti. E di certo a Milano Fashion Week non poteva mancare il nostro grande gastronomo Edoardo Raspelli. Buonasera Edoardo. Buonasera a tutti. Edoardo, cosa ci puoi dire per quanto riguarda questa favolosa, fantastica serata di Fashion Week? Ma si è parlato molto di Puglia, con degli allarmi, delle cifre, in particolare parliamo di cose serie, drammaticamente serie, tipo la crisi degli uliveti in Puglia. Io ho fatto l'anno scorso la puntata più bella della prima edizione del mio programma televisivo che si chiama L'Italia che mi piace in viaggio con Raspelli, andando a Cellino San Marco per raccontare la grandiosità di quello che ha creato Albano, azienda agricola con cavalli bradi, un relè, produzione di vini che raddoppierà prossimamente per arrivare a 10 milioni di bottiglie, e in particolare la strada per arrivare a Cellino San Marco, si parte dal paese più vicino, si lascia il paese alle spalle e poi si fanno 8 chilometri scanditi da questi cartelli. Tenute Albano, Cellino San Marco, chilometri 8, chilometri 7, 6, 5, tutti di uliveti. Quindi evidentemente il problema della malattia che ha devastato gli uliveti pugliesi esiste, però per fortuna ci sono delle plaghe che continueranno a darci, incrociamo le dita, veramente dei grandi prodotti. Assieme al console generale della Repubblica Dominicana, qui a Milano, Arlene Peña. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Repubblica Dominicana, molto amata del popolo italiano. Sí. Muy amada de los italianos. Sí, lo hemos sentido, de hecho, por nuestra acogida aquí en República, en Italia, de la República Dominicana. E c'è anche un avvenimento molto importante che si celebrerà, se non ho capito male. All'Arco della Pace, esatto. Festa nazionale, il 27 febbraio, festa nazionale della Repubblica Dominicana, il giorno esatto, ricordando quella data storica del 1844, la Repubblica Dominicana fa storia perché celebra, la prima volta è stato proprio in Duomo nella Cattedrale di Milano, questa volta lo fa l'Arco della Pace, simbolo, icono della città di Milano, ma soprattutto assieme alla fanfara dei Carabinieri che intoneranno l'inno nazionale dell'Italia e anche della Repubblica Dominicana, in onore a questo bel paese, come diceva la console, questa unione di fratellanza c'è da tanti anni e quindi rafforzano ancora i legami di amicizia e di interculturalità tra la Repubblica Dominicana e l'Italia. C'è chi sta davanti alle telecamere e invece c'è anche chi sta un po' dietro le quinte. Un passo indietro, sì. Un passo indietro, esattamente. Lui l'abbiamo visto ultimamente, si chiama Tony Toscano, è un manager di tantissimi personaggi famosi, Valerio Merola, Demetra Hampton. Demetra Hampton, Saralto Bello, Marco Bellavia, Dario Giordana, Oriella Dorella, Vilma De Angia, personaggi storici che hanno fatto la televisione del passato, del presente e spero anche del futuro. Ecco, abbiamo detto un nome in questo momento che è un po' sulla bocca di tutti. Lui è quello che è arrivato col cavallo, il principe azzurro col cavallo bianco. Beh, diciamo che con Sara ho un rapporto da tanti anni di affetto, di amore e di lavoro, perché è una persona squisita, stupenda, che io eccezionalmente la adoro, perché come lei non ce n'è nessuna. Buonasera a tutti cari nostri amici da casa, siamo qui a Milano Fashion Week e qui di noi ci troviamo Sara Salvi. Buonasera Salvi. Buonasera a tutti voi e buonasera ovviamente alla Fashion Week. Siamo in mezzo alla moda, siamo in mezzo a tutte queste modelle pazzesche che abbiamo visto finora. Siamo con lei, un volto molto ma molto noto della TV italiana. Cosa dire, regina del gossip, giornalista, manager, conduttrice televisiva, ebbene sì, Manila Goyro. Buonasera, buonasera a voi. Ma devo dire, tra l'altro sono completamente immersa in questo scenario bellissimo, perché siamo all'interno di un museo dove racconta davvero, ci sono tante cose da vedere in questo posto. Devo dire che c'è una connessione tra l'arte e la cultura.
cultura e la moda, quindi io mi sento davvero, come dire, immersa in un patrimonio unico. Bene, sì, questo è un posto, a parte che è un'architettura medievale, e poi dalle foto che vediamo ci fa capire che una volta qui a Milano passavano i navigli e c'era l'acqua. Bellissimo, no? Devo dire, sono davvero esterrefatta, era un luogo che non conoscevo e che invito tutti a guardare, a venire a visitare, perché è davvero molto molto bello. E dalla Fashion Week di Milano è tutto, Andrea Evans per TG Evans.